eccoci arrivati all'ultima parte di questa 18ª puntata di Ti ricordi ancora? Prima di presentare gli ospiti, presentiamo Yesterday di Fiorenzo Pampolini, quindi tutto quello che è musica e notizia degli anni passati. Ormai è un appuntamento che continuiamo a volere ogni settimana, perché veramente Fiorenzo è una persona speciale e che ha delle conoscenze che proprio non tutti hanno. Tutti i Sanremi sono i suoi e tutte, diciamo, le canzoni e gli artisti di una volta fanno parte della sua grande bibliografia. Adesso Yesterday lo lanciamo subito, rimanete con noi perché fra poco avremo dei nuovi tre ospiti meravigliosi. Love was such an easy game to play. Mi ritorni in mente, bella come sei. Ben ritrovati cari amici, ancora una buona serata grazie a Franco e Sergio ed ecco una nuova puntata di E adesso Yesterday che è dedicata questa sera agli anni 80. Prince è in hit parade con il singolo Kiss e nella stessa hit parade troviamo anche la dance di Dan Harrow e Tracy Spencer. Si conclude in TV la nuova manifestazione canora Azzurro ideata da Vittorio Salvetti. Tutto questo succedeva esattamente 30 anni fa, nel mese di maggio del 1986. Il 31 maggio iniziano in Messico i campionati mondiali di calcio. Prima partita Bulgaria-Italia che si chiude in parità 1-1. Ecco il gol dell'Italia. Il 12 maggio inizia a Palermo il 69esimo Giro d'Italia. Per la Formula 1, successo a Monte Carlo di Alain Prost su McLaren. Qui vediamo la Ferrari Michele Alboreto. Il 16 maggio esce negli Stati Uniti il film Top Gun di Tony Scott. Il grande successo di pubblico rende famoso in tutto il mondo l'attore Tom Cruise. Nei negozi di dischi c'è il nuovo album di Renato Zero, Soggetti Smarriti, da quale stiamo ascoltando il singolo Infiniti Treni. Il 1 maggio si conclude al Teatro Petruzzelli di Bari la quinta edizione di Azzurro, la manifestazione canora madre organizzata da Vittorio Salvetti. Vince la squadra I Delfini, della quale fa parte Tracy Spencer con Run to Me. Intanto lo stesso Salvetti sta preparando il Festival Bar con un nutrito cast internazionale. Tra gli italiani in gara vediamo Giuni Russo con Alghero, Eros Ramazzotti con Un cuore con le ali, e Sabrina Salerno con Sexy Girl. Parla esclusivamente inglese la hit parade di maggio 1986. Prince è tra i primi 10 con Kiss, insieme a George Michael con A Different Corner, e all'italiano Dan Harrow, nuovo idolo della dance, che canta in inglese Charleston. E siamo giunti ai saluti anche per questa sera. Prima di ridare la linea a Franco e Sergio, vi ricordo che tra 7 giorni ritorneremo agli anni 60. Giugno 1966 si conclude a Saint-Vincent la terza edizione di Un disco per l'estate con la vittoria a Fred Buongusto. Da Biella parte la nuova edizione del Cantagiro, che vede una novità, il nuovo girone C per i pressi. Tutto questo tra 7 giorni qui a E adesso Yesterday. Ci vediamo lunedì prossimo. Ciao Fiorenzo, grazie, davvero un pozzo di scienza, come si dice, grazie. Eccoli qua i nostri due ospiti, siamo un po' entrati rigorosamente in quell'ambiente che era il passato e allora per quanto riguarda il passato, quindi le persone davvero molto anziane, Luca Cevasco, DJ conduttore, insomma ciao Luca, grazie buongiorno, per essere con noi. Ragazzi. Ecco, è talmente vecchio, è talmente anziano che invece che dire buonasera ha detto buongiorno.
Però vabbè, fa lo stesso, scherziamo. Che buongiorno è... generale. È generale. Poi abbiamo detto ci vuole anche un ragazzo giovane che sia il futuro. E allora ci siamo permessi di invitare Jacopo Salini, di appena 17 anni. Ciao Jacopo. Ciao, buonasera. Ha firmato la Liberatoria. Ha firmato la Liberatoria, certo. Allora, lui è un DJ speaker radiofonico, però delle web radio, quelle che ormai vanno per la maggiore. Dici due cose al volo. Tanto come si chiama questa radio? Radio Vertigo One. È la prima web radio ufficialmente registrata in SIAE in Italia. Mm. E pensa un po', questa iscrizione risale a ormai il lontano 2009. 2009, tu invece fai parte di questa radio da quanti anni? Da ormai quasi due anni, quasi possiamo due anni. Dire. Ok, poi parleremo della trasmissione che conduci, sì, eccetera, sì, certo, eccetera. Poi lascio subito la parola all'amico Sergio. Luca, invece, tanto fai vedere che eri un vero DJ, quindi le vecchie nostre cuffie, non possiamo dire il nome della marca. No, ma questo... non si può dire. Possiamo dire che questo è l'elemento di continuità tra il passato e il presente e il futuro. Cioè la radio cambia, le voci cambiano, i format cambiano, ma questa, ragazzi, e questa nello specifico, perché questa se la vedete anche in fotografie d'archivio della RAI, eccetera. Era proprio la vecchia buona gialla. Grande. Sempre lei. Ci manca il torrone, poi siamo a posto. Ci manca, no? Il torrone. LSL tecnici. Bravo. Senti, quanto... Che banale, l'abbiamo chiesto anche agli altri tuoi colleghi, al grande Massimo Carapellese, tanta... Devo... No, mettila, che mi piace, dai, che vai. Entra nella parte. Ma guardate anche cosa ci ha portato Luca, fammela vedere Luca, grazie, Luca Stegani, guarda, la mitica palla che si è... Reperti. Taci, non permetterti. Quanto è cambiato, insomma, diciamo... C'è tanta diversità, ma insomma la passione è rimasta, però, perché tu continui anche con un'altra bella iniziativa che portate avanti con anche l'amico Bruno Santoro che la scorsa settimana era con noi. Sì, possiamo dire che siamo vicini di casa, insomma, o vicini di canale. Eh sì. Vabbè, hai detto una cosa giusta, nel senso la radio è profondamente cambiata negli anni, è cambiata come mentalità ai nostri tempi, tu ancora prima di me iniziasti. Era veramente un gioco ed era un motivo di aggregazione anche. Mm-hmm. Adesso la radio è davvero un'industria, un business, è profondamente cambiata ed è ormai, mi dispiace per Jacopo che in realtà si farà probabilmente in tante altre cose, perché ma io mi auguro anche della... Ma allora, una volta c'è un distinguo importante da mm-hmm. fare. Ai nostri tempi, parliamo dai 75 agli anni 90. Io tra l'altro inizio a fare la radio nel 90, quindi tolgo questa perché sto vedendo il caldo, tanto messo in capito. È l'anno di demarcazione, sì, fondamentale. Netto, certo, netto. Io iniziai in quell'anno lì, che ero già un po' più grandicello rispetto alla media. Sì. Il 90 è l'anno, dicevamo, di grandi cambiamento, perché la famosa legge Mammì traccia proprio una linea di demarcazione netta. E da lì si capiva chi poteva fare e chi no, perché dovevi avere delle determinate caratteristiche, non soltanto artistiche, ma soprattutto, diciamo, la finanziaria. Certo, tanto un po' di musica ce l'abbiamo anche noi, perché parliamo di musica, giustamente, Sergio. Sergio, noi stiamo portando avanti un bel progetto, che è il canale 111111, giusto? Che praticamente, cosa vorresti fare con questo canale nuovo? Vorrei portare veramente la radio all'interno della televisione, come stanno facendo altre emittenti, ovviamente, però fatta in una maniera speciale, particolare, con l'aiuto magari di amici e DJ, perché no, magari anche voi verrete contattati per questo progetto. Volentieri. Oppure anche magari altre persone che ci stanno guardando in questo momento proprio da vicino. E si chiama Mix 111, sarà il progetto principale di Telegenova. Comunque Telegenova ovviamente è la TV che cresce, di conseguenza cresceremo ancora. Franco? Jacopo, senti, sì, a 17 anni però sei già uno bello tosto, sai già che cosa vuoi fare nella vita, insomma, ci metti tanta passione, insomma, la passione, ok, poi ci vuole anche la fortuna nella vita, ma il tuo indirizzo, ad esempio, davvero quale potrebbe essere? Cosa ti piacerebbe? Ti piacerebbe davvero rimanere in questo canale? A me piacerebbe lavorare, sì, in una radio o comunque in una televisione, ma sempre avere a che fare con il mondo dello spettacolo, perché mi sento a casa, mi sento molto, cioè preferisco stare su un palco dietro una cassa al supermercato. Vabbè, questo, un po' mi sento, tutti. Sento a casa, sì. Senti Jacopo, tu fai una trasmissione di che tipo? Allora, faccio due trasmissioni, okay, su Radio Vertigo One. La prima è destinata ai più giovani, okay, diciamo un target dai 13 fino ai, quindi, 18. Teenagers, okay, esatto, in cui vengono intervistati i nuovi teen idol, appunto, usciti dai
dai talent show, sì, certo, più conosciuti, come per esempio X Factor, okay, Amici e sì, quant'altro. E, okay, si chiama tutto hashtag, infatti, ah, anche beh, riprendiamo anche il nome, sì, sempre invece legato a Inter. L'altra si chiama More Dance, invece, sì, e mandiamo in onda produzioni inedite o anche remix e mashup di ragazzi che come me hanno questa passione ma che magari non riescono ancora a sfondare. Ma sei o non sei un po' l'idolo delle ragazzine, insomma, perché sei un personaggio, lavori nelle web radio, insomma, c'hai un po', dire... sei fidanzato ufficialmente e poi vai a casa ti no, dai. Al momento sono single, infatti faccio già che ci sono un annuncio a mezzanotte. Falla, però, fallo, cerco una bella fanciulla. Cerco una bella ragazza. Ecco. Che... sei sicuro che poi non ti, quando arrivi a casa non ti... No, al momento sono sicuro di essere single. Va bene. Pulito, bello, simpatico, questi sono i ragazzi che davvero, senza far troppa modestia, vorremmo per il nostro futuro. Sergio, ti lascio un po' nelle grinfie, tanto cosa hai portato lì? Fai vedere qualche cosa. Oh, dai. Allora, io porto... Volevo proprio chiederti di questi dischi, del vinile. Del vinile. Che cosa presenta per... Probabilmente a Jacopo sembrano delle cose, voglio dire, preistoriche. Ma altro che preistoriche, no, allora, è vero. Allora, classiche, dai. Allora, io in realtà cercavo il primo disco che ti annunciai in radio. Io, okay, iniziai, me lo ricordo ancora, dicembre 1990, e ricordo che il primo disco fu Vanilla Ice con Ice Ice Baby. Mamma mia. Bellissimo. Ho passato, giuro, 3 giorni nel mio box, non ce l'ho più, probabilmente l'ho in qualche... In alternativa? L'hai annunciato questo, troppe volte. Questo fu, è bravo, questo fu il secondo di una tale Giulia Combo, che nessuno, di cui nessuno ti dico si la verità, ma nemmeno io. Ma neanche lei si ricorda più. Ah, ecco, okay. Però c'era un singolo che all'epoca mi piaceva tantissimo, e all'epoca, caro Franco, tu ti ricordi, sì, i dischi ce li compravamo noi. E come no? Cioè questa come roba qui, io andavo, compravo e portavo in radio, oppure... addirittura andavi a Londra e facevi il piano di dischi, è vero, e con grande orgoglio. Poi ce n'hai un altro sotto fantastico. Beh, lui, beh, allora, lui che si dedica è stato il nostro ispiratore. Dico nostro perché quando ho iniziato io, ripeto, agli albori degli anni, okay, 90, quest'uomo era veramente... Lui ce l'aveva fatta, lui aveva poca, sì, tecnica, bravo. Poca tecnica ma grande carisma, grande carica. Lui era la prova vivente che se volevi arrivare ce la facevi. Arrivare. Lui davvero arrivava dalle discoteche, da una è piccola, vero, radio di provincia di Cortona. Bravissimo. Arrivò a Radio DJ. Era un po' un simbolo di sì, come tutti poi avremmo voluto poi alla fine arrivare, come giustamente parlava anche Jacopo. Ne hai portato un'altra ancora perché siamo davvero ormai in, certo, chiusura. Vabbè, everybody, Black Box, questo il grande Daniele Davoli, grande, che grande, ha fatto davvero storia, e questo è Gonna Make You Sweat. Questo te lo rubo, la qua è bellissima. Freedom Williams. Ma io sono nato con i vinili, cioè sarò pure giovane quello che volete, però mio papà è un grande appassionato di musica, era già un DJ ai vostri tempi, grazie, e mi ha appunto avvicinato a questo mondo lui, quindi è... Senti, siamo davvero in conclusione, chiusura. Tanto ti diciamo grazie perché grazie sei a voi, davvero un ragazzo pulito, ci piace portare poi sui nostri teleschermi persone come lui. Chiediamo a tutti i nostri ospiti di dare un voto alla propria vita. Tu sei talmente giovane che, insomma, voto, te lo chiedo lo stesso, da 0 a 10 sino adesso. Un 7.5, perché comunque mi, sì, piace, comunque, no, beh, ci sono dei ragazzi che alla mia età, beh, possiamo per esempio fare appunto l'esempio di Martin Garrix, che è un grande DJ e producer che alla mia età aveva già sfondato. Va bene, io piano piano ce la sto mettendo tutta e spero un giorno di che i miei sogni possano avverare. E allora 7.5? 7.5. Un 7.5. Luca, anche a te, tu un po' più di 17 anni, va bene, ok? 30 in più, esattamente. Sai, quando io ho fatto questa riflessione, è un po' come quando vai da Marzullo e ti prepari, okay, no? Non ci sono mai andato da Marzullo. Ti ringrazio per ma aver ma tu sei Marzullo del... Grazie, Ligure, bellissimo. È un po' come quando mi chiedono qual è il tuo disco preferito. Dico, madonna, è che è impossibile. Sì, è possibile. Cioè, ogni epoca ha un disco. Allora, io per ritornare alla mia vita... Adesso è un periodo in cui alla mia vita darei 9, per quello che sto vivendo. Bene, sì, è bello. Certi... Fino a 2 anni fa probabilmente l'avrei... 5, facciamo una bella media, diamo un bel 7. Un 7, un 7. Non voglio essere troppo... Però, no, no, un 7. Magari fosse la mia media a scuola. Vabbè, cambiamo non discorso. Possiamo dirlo perché cambiamo discorso. È stato bello avere Luca Cevasco, DJ, conduttore, insomma, degli età, degli anni che furono, e poi il futuro. Jacopo Salini, di appena 17 anni, che quando diventerà famoso sarà lui a chiedere se volete un autografo e mi date 300 sacchi, se no non ve lo faccio. Ma no, anche gratis. Dammi 5. Grande. Luca, è stato un piacere. Piacere Sergio, mio, a te la conclusione. A te la conclusione, caro Sergio. Intanto volevo salutare Piggio, come sempre, come ogni tanto riusciamo a fare. Ciao Piggio, perché è stato lui che ha voluto questa missione.
è stato, lui è sempre nel nostro cuore, è stato lui che ha alzato il primo cursore di Telegenova, la nuova TV che cresce, e quindi lo salutiamo con ciao, tantissimo affetto. Ciao Pigione, sempre nel nostro cuore, grazie. Sì. Appuntamento la prossima settimana sarà la numero 19 di E ti ricordi ancora, il nostro contenitore emozionale. Buonanotte, grazie per essere stati buonanotte con noi. Buonanotte.